Signore e signore, benvenuti al mio nuovo mega magazzino. Ma facciamo prima un piccolo passo indietro. Quello che vedete è il magazzino dove tengo tutte le mie attrezzature sportive per l'altra attività che svolgo. In questo spazio da 1500 metri quadri ci sono tre partite IVA differenti. Abbiamo deciso di condividere lo stesso posto per risparmiare sull'affitto e sulle bollette. Il mio pezzettino è questo qua che vedete. 7, 8, 9, 10, 4, 5, 26. 30 per 15, circa 450 metri quadri. Come vedete però il pavimento è rosso, il soffitto non è tanto bello. Da un lato c'è la parete, dall'altro no, quindi si vede il coinquilino. Non è eccessivamente grande se voglio aggiungere anche l'attività da YouTube, perché raga, al terreno ogni tanto piove. Se vogliamo costruire qualcosa di bello mi serve un tetto. L'affitto di questo posto è però quasi ormai scaduto e quindi nel video di oggi vi faccio vedere dove mi sono trasferito e come l'ho trasformato. Signori, questo qui è il mio nuovo mega magazzino. Facciamo un piccolo tour. Sono circa 400-450 metri quadri, pavimento bianco piastrellato, soffitto non tanto brutto e finalmente quattro mura che mi dividono dal coinquilino. Perché anche questa volta sono venuto con un coinquilino, sempre per risparmiare, raga. Una volta entrati, sulla parte destra c'è un piccolo varco che è superato. Ci si ritrova in questo spazio qui dove faremo degli uffici. Questo quadrato qua che vedete è un mini ufficio che probabilmente butteremo giù perché ci piace l'open space. Dagli uffici è possibile accedere a quest'altro pezzettino, il capannone, dove posso mettere tutte le attrezzature, quelle un pochino più brutte da non far vedere al pubblico e comunque da non far vedere agli eventuali video di YouTube che farò all'interno di questo mega nuovo capannone. E si può entrare anche da questo portone qui. Eccolo qui, raga. E qui c'è pure un cortiletto davanti per fare la grigliatina a Pasqua. In questo angolino qui c'è anche una bella bilancia. Ma siamo sicuri che sono dimagrito dopo l'operazione? Ritornati nell'ala principale, come vedete c'è un portone in mezzo e due piccole portine, una lì e una là. Quella là in fondo è il bagno. Come vedete ci sono due bagni e chiaramente, raga, sono tutti da pulire. Siamo appena entrati. Da questa parte qua invece c'è una piccola porticina che va nell'altro pezzo di magazzino, che è quello del coinquilino. E signore e signori, qui ci troviamo tutto d'un tratto quasi nello stesso capannone di prima. Stesso pavimento, stesse attrezzature. Però vabbè, quelli che fanno questa lavorazione qua non gli interessa la bellezza, quindi va benissimo così. Il portone che si vede da questa parte è praticamente una ex porta comunicante. L'inquilino che c'era prima aveva entrambi gli spazi e molto probabilmente provvederemo a tirarla giù in modo tale che utilizzeremo un solo muletto avanti e indietro quando ci serve, anziché comprarne due. Insomma, due capannoni separati completamente ma uniti anche allo stesso tempo, con ingressi indipendenti di cui condivideremo gli uffici. Direi che è la soluzione migliore per entrambi. E adesso, raga, in tutto questo spazio qua ci possiamo divertire. La prima cosa che ho fatto nei giorni seguenti è stata tirare giù l'ufficio esistente, così da creare il posto per il mega office open space. Poi ho chiuso questa porta qui, così ho un lato molto più libero. Tanto, raga, io in ufficio poi entrerò da questa parte qua. Ho fatto poi 123.000 passi per pulire l'intera area, prima con lo spazzolone, poi con quella frangia lì. Sì, è un po' sporchina. Speriamo di non aver portato in giro più sporco di quello che già c'era giù. E guardate che bello quando è pulito. E per fortuna che io ho scaricato anche l'app Step di Young Platform, completamente gratuita, per trasformare i miei passi in criptovaluta. Praticamente tu, mentre cammini, mini guadagni. Pazzesco, raga. Ne parliamo meglio dopo, comunque ti lascio anche il link in descrizione. Per il lavaggio invece il giorno seguente ho chiamato un'impresa di pulizie e appena ho visto la macchina che hanno tirato giù dal furgone non ho resistito. Tutto mi sembra abbastanza pulito. Direi che ora possiamo iniziare con il trasloco. Questa è la storia di un tizio che dopo aver fatto un'operazione al cuore decide di traslocare un intero capannone. Mi chiamo Michele Molteni e se ti va dal genio puoi chiamarmi Michele Molteni. Vabbè, raga, e malloro a parte, continuiamo. Spostare un intero capannone da una parte all'altra è una rottura di palle immensa, ma qualcuno dovrà pur farlo. E quindi, dopo essermi arrampicato come una scimmia per smontare e rimontare gli scaffali, ho iniziato effettivamente con i primi viaggi. Caricare le cose col muletto è molto molto facile. È scaricare a mano che è faticoso. Soprattutto dopo aver fatto un'operazione al cuore e dopo che il cardiologo ti ha detto: stai calmo per qualche mese. Appena entri sulla destra ho iniziato a predisporre un po' di calcio balilla. Da questa parte qui invece ho allestito una piccola zona biliardo con tanto di jukebox. C'è pure lo sportellino che si apre, raga. Poi ti giri e ti ritrovi insieme a dei go-kart a pedali e go-kart elettrici. Questi qua neri, raga, ci ho già fatto un video, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Ci vorrei fare una mega pista qua nel magazzino, con le luci a led, con gli ostacoli, che si mimetizza con tutto quello che c'è attorno. Una roba pazzesca, lo vedremo prossimamente. I ping pong invece non sapevo dove metterli e quindi sono qua in mezzo al
Chiaramente, raga, adesso sto portando qua tutti gli oggetti e li sto predisponendo così un po' casualmente. Però poi nel corso dei mesi, da qui a Natale, da qui al prossimo anno, eccetera, farò un vero magazzino spettacolare con tutti degli ambienti belli divisi, luci, una zona relax, un soppalco, come dicevo prima, una bella pista per i kart. Insomma, sapete cosa sono in grado di fare, quindi nei prossimi mesi ne vedremo delle belle. Ma di tutta sta cosa qua, quant'è che sto spendendo? Perché ho fatto una proposta al proprietario che non ha potuto rifiutare. Ah, raga, quello lì è il travattello che ha lasciato qua l'elettricista, per quello che prima ci avevo le riprese dall'alto. Allora, partiamo dicendo che questo magazzino qui è più grande di quello di prima, perché questo pezzo qua 450, l'altra ala 150, quindi fanno 600, più anche un cortile esterno. E nonostante ciò, raga, spendo meno. Come? In pratica sono andato lì dal proprietario e gli ho detto: ascolta, frate, ma bulli. Lì ho rischiato chiaramente che non me lo affittasse più, perché sembrava un deficiente. A parte gli scherzi, raga, praticamente ho pagato tutto un anno in anticipo. Ora non posso dirvi esattamente quant'è la cifra mensile che dovrei pagare, per rispetto, per privacy di chi me lo sta affittando, ma più o meno è come l'altro magazzino. E dall'altra parte spendevo 1000 euro. In pratica gli ho offerto di pagare in anticipo 12 mesi a fronte di uno sconto, così lui non avrebbe avuto problemi a ricevere i soldi mensilmente da me ed era totalmente sicuro, e io invece avrei risparmiato. Quindi abbiamo vinto tutti e due, a parte il mio portafoglio, quello non vince mai. Ah! Vi ricordate l'ufficio quadrato? Eccolo lì, non c'è più. E guardate, se faccio qualche passo in avanti, è comparsa anche una parete che divide tutto l'open space. Come vedete, raga, è ancora tutto da finire, ovviamente. Però come vi dicevo, nei prossimi mesi arriverà un video dove vi farò vedere tutto completato e sarà una vera bomba. Anche da questa parte qui sto iniziando a riempire tutto in modo bello ordinato. Una buona gestione degli spazi per lavorare meglio e una buona gestione dei soldi, in questo caso per risparmiare sull'affitto. In tutto questo, raga, anche stamattina sono arrivato ai miei 4000 passi da convertire in criptovaluta. Tra l'altro oggi è la terza volta che li riscatto, quindi ho vinto la sfida instancabile. Tac. Vi ricordo che questa app, che è Step, è totalmente gratuita, e oltre ad avere quiz, sfide, convertire i passi, ha anche una sezione Academy dedicata a tutti quelli che non sanno nulla di criptovaluta. Se invece siete già esperti come il sottoscritto, raga, scherzo, sto anche io imparando dall'app Step, vi consiglio Young Platform Exchange, che è totalmente italiano e potete con estrema facilità a comprare e vendere le vostre criptovalute. Rimanendo in tema con la buona gestione dei soldi, io ad esempio lo utilizzo molto per fare l'acquisto ricorrente, così non devi ogni volta comprare e vendere, star dietro ai grafici, magari uno che non è tanto capace. Fai l'acquisto ricorrente, eviti di andare in FOMO e quindi praticamente ti salvi le chiappe se dovesse succedere qualcosa. La cosa bella è che se ti iscrivi con questo link che ti lascio in descrizione puoi ricevere fino a 25 euro di bonus. Ora però continuiamo con il capannone. Dopo aver fatto portare anche la rospettina, ho iniziato le prime vere trasformazioni. Ho prima pulito, poi grattato e stuccato la parete. Ora partiamo con due mani di vernice. Da questa parte qui invece voglio creare una piccola isola per la ruspetta e il buggy che porterò qui più avanti. Sono già andato a recuperare un pochino di pietre al terreno, poi ho messo giù un po' di sabbia per aumentare l'estetica dell'angolino. Cioè, ho pure speso 20 euro per prendere due lucini da cantiere. Perché raga, anche l'occhio vuole la sua parte, eh? In questo caso non so quanto sia pagato, ma vabbè. Comunque raga, questa qua è soltanto un'anticipazione di quello che piano piano nei prossimi mesi costruirò. Dopo la zona ruspetta e buggy voglio fare tutto un parquet per fare la zona biliardo. E nell'angolino là, per nascondere la porta del bagno, un bel soppalco con magari uno scivolo per scendere quando si ha fretta. E poi c'è tutto il resto, e non guardate solo il suolo, raga, perché io posso usare tutta l'altezza. Non vedo l'ora di finire tutti i progetti che ho in testa per farvi vedere che posto che tiro fuori. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché settimana prossima esce la casa sull'albero. Ciao.